non ci saranno più le grandi centrali nucleari. Quella centrale nucleare di prima e seconda generazione è come se noi volessimo correre Monza con le auto dell'inizio del secolo scorso. Il futuro di un paese come l'Italia, che è il futuro dei paesi sviluppati, G7, G20, che vede un'esplosione dei consumi di energia, che secondo tutti gli analisti è destinata a raddoppiare al 2050, deve percorrere tutte le strade per la produzione di energia, e però deve rispettare le emissioni zero al 2050. È chiaro che questo mix di energia deve avere tanto rinnovabile, ci aggiungo l'idrogeno, che può venire da sud anche di importazione oltre che di produzione, ma un'energia pulita, senza emissione, è l'energia nucleare. Parlo di fissione di terza generazione avanzato, di quarta generazione, parlo di piccoli reattori, parlo di ciò che Microsoft, Google, Amazon l'altro ieri e ieri hanno annunciato, addirittura i contratti per il 2030-32.